Buona sera, felici di ritrovarvi. Il governo rinforza le misure di lotta contro il coronavirus. La terza dose diventa obbligatoria per tutti. Si stringono le condizioni di un pass sanitario. Infine, nei luoghi pubblici tocca mettere la maschera. Di più in più scuole bislingue, ma poco sintetiche, parlano il corso di maniera naturale grazie alla scuola. Il gustato è amaro, ma i cifri sono qui. Portiamo oggi il nostro sguardo davanti ai risultati di una politica educativa presentata come una scelta di premura, sarà in fin di giornale. La situazione si ingattivisce dunque davanti al piano sanitario, in cui il Covid continua a dispargersi. Per pararsi di malattia, il governo ha deciso di dare una strinta in cui parecchie misure, terza dose per tutti, rinforzo di condizioni per il pass sanitario, maschera obbligatoria, un riporto d'Antonin Blanc in cui Stéphane Poli. Suite au Conseil de défense et de sécurité nationale qui s'est tenu hier, je ne vous annoncerai ni confinement, ni couvre-feu, ni fermeture anticipée des commerces, ni limitation des déplacements. Strigni e libertà per un passare viste confinati, ecco l'obiettivo del governo per lottare contro la crescita dell'epidemia e per frenare la spiegazione del virus contante due armi principali. Prima è un rinforzo delle stanziazioni e portare la maschera che diventa donna obbligatoria in tutti i luoghi chiusi pur per stabilimenti che domandano un bus sanitario, una misura che pare comincia a tutti. Je suis favorable, mais au port du masque bien porté, c'est-à-dire sur le nez et la bouche, pas au coude. Pour les 5-6 prochains mois qui viennent, au moins pour l'hiver, ça vaut quand même le coup de faire un effort collectif, quoi. Ça passe par le port du masque, vous pensez ? Bah, dans les endroits clos, il me semble que oui. L'altra arma principale è la vaccinazione. Il governo ha scelto di andare più fuori la campagna di rapello. A partire da sabato, la terza dose sarà allargata a tutti quelli che hanno più di 18 anni. E il tempo tra le dosi passerà da 6 mesi a 5. Il bus sanitario contaello sarà rinforzato e la terza dose sarà integrata a partire dal 15 gennaio. Senza questa dose, non sarà più valevole le 7 mesi dopo l'ultima applicatura. La validità di test PCR conta è calata da 71 euro a 24 ore. E per questo non sono mica tutti a corto. Je ne ferai pas de test tous les jours, je n'irai plus au restaurant, je n'irai plus au cinéma, je n'irai plus au théâtre. Moi je suis pour les jeunes aussi, les ados, les 20-30 ans. Voilà, je suis pour parce que je me dis que c'est la solution pour freiner le, comment dire, au niveau des hôpitaux et tout ça. Il ministro dell'Educazione Nazionale ha annunciato che le scuole non chiuderanno più al primo caso di Covid. Se un scolare è positivo, deverà stare in casa e lasciare i zidelli verranno un test. In giustizia, è domani che compie il processo di Joseph Aguzzi che passa in assise in Bastia, stomo accusato di aver tombato a Laurent Bracconi che l'aveva visto come l'assassino di Usovigliolo, dice che è innocente. Oggi a parola è stata data ai partiti civili, a mamma di Laurent Bracconi è giunta a testimoniare. Ritroviamo a Jean-André Marchiane in tribunale. Stamane gu a famiglia di Aviti ma è posto dopo mezz'ora in cui si augadi, sa giornata d'audienza ha permesso soprattutto a parte civile di far valere gli argomenti davanti alla corte. Fando valere prima il cartulare e l'inchiesta e poi dopo l'emozione, l'augadi di famiglia di Aviti ma hanno rammentato prima che Laurent Bracconi era un babbo, un marito, un figliolo che era stato strappato ai suoi e che a tempo a quello accusato Joseph Aguzzi e lui aveva un mobile per suo grime gui, quello di vendetta di Usovigliolo. C'est le mobile et c'est manifestement ce qui a guidé la main de José Aguzzi ce jour-là, la vengeance de son fils. Ce dossier, je l'ai tout de suite pensé et traversé par tous les démons qui détruisent la Corse depuis des siècles. La rumeur, la haine, la colère, la vengeance et puis l'injustice, le sentiment d'impunité qui font que... Ces drames arrivent. In principio di giornata di già la parola era stata data a famiglia di Bracconi, a mamma di Aviti ma l'aveva spiegata a corte quando abbiamo perdito un figliolo di questa maniera qui, dopo la nostra vita non è mai più agli stessi annunci di gompie, ne so sicuro di Joseph Aguzzi che tombo a un figliolo, mentre tutta questa giornata ai fesa ella ha avuto poca a parola, gli avvocati hanno soprattutto ascoltato gli argomenti di parte civile. J'ai surtout entendu évidemment les arguments des partis civils et des plaidoiries. Je crois que celles-ci se sont bâties essentiellement sur des hypothèses, à l'heure où il faut aujourd'hui avoir des certitudes, hypothèses qui sont d'une certaine manière un brouillard qui est jeté
pour évidemment éviter de prendre encore le dossier et les réalités de ce dossier, ce que nous entendons plaider demain. L'audienza arriverà domani a Nore Imane, cu prima un requisitorio di laugada generale, ci sarà dopo a mostra di laugada di a difesa e poi dopo deliberato e a decisione di agorte che aspita in fine giornata. Gian Dominici è stato fatto presidente di Agamra regionale di commercio, un capo d'impresa Vastiaccio era solo a presentare una lista in cui gli enti di Cismonti e di Pumonti. A gamba regionale di Varia passa sotto la responsabilità di agglutività di Gorsica e oggi sotto la responsabilità di Ustato. L'indiogo alla vena parede e di continuare a gestire i porti e gli aeroporti che so parava a sua missione principale. È cominciata oggi in Ajaccio Orange Days, si tratta di 16 giornate per lottare contro l'omine che menano i sodonni. Stasera una cinquantena di persone si sono accolti in piazza Campinchi in Ajaccio, a mezzo all'artisti c'erano i parecchi rappresentanti da socio come Savana, di un uomo di Sagiuanotte che è stata tomba da suo compagno 5 anni fa in Ajaccio. Il principio di questa manifestazione era stamani, per l'apertura c'era il mare d'Ajaccio Laurent Marcangeli, il compare di questa manifestazione è Jean-Charles Papi, ha fatto una canzone chiamata Sted, il tema senta si interrompe dopo a Laurent Marcangeli, sono interrogati 3 minuti da Franck Rombaldi. Volevo parlare di una città la Dindeno che tutto il mondo può scontrare un carruio e che infatti quando la passa a fianco a voi un vidi timica a Zosofrenza soprattutto guida a Vascia retta un velo d'apparenza e dunque volevo questa canzone veramente tocca i gori, sensibilizza la gente perché di simiti simbali di nuova liberazione della parola. Déjà le constat c'est que c'est un fait réel établi ici et ailleurs, la Corse est malheureusement touchée au quotidien et il y a ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Mais la parole se libère petit à petit, donc on progresse. Et ensuite ce qu'on peut faire c'est justement parler. C'est justement associer les plus jeunes, c'est justement associer le monde de la culture, le monde de l'éducation parce que tout le monde est concerné. Gli è tagliata strada che va da Piana a Porto, un chiappone è cascato stanotte, ce n'è d'altri che minacciano, bisogna passare all'interno se dovessi andare a Porto, nota, i soccorsi sono sopra luogo, potete trovare tutte le spiegazioni nel nostro sito internet, un articolo scritto da Pauline Sautier. A Vilicia, in apertura, i risultati dell'insegnamento bislingue mostrano il passo che ci può essere da udì a uva, si sviluppano i scuole bislingue, ma i giovani che imparano il corso in scuola e che parlano so poco. Un report di Lionel Luciani. A chinesimo di un sistema bislingue in Corsica. Fidulando i cifri di un ritorado, si vede che in de noi l'insegnamento di un corso è bello brisante e di più in più. In 5 anni, 19 scuole con cursus di insegnamento bislingue sono state grade in più. Ben a dire che in tutto ci sono 156 scuole bislingue, 9253. Una bella prova, ma ci vuole guardare i risultati da più vicino. A differenza tra un scolare di primario corso, con quello di scuola detta standard, è poca. Aggiusta da che, si può constatare un disinteresse da parte di scolari da primario o secondario, si può spiegare di no qua mancanza di professori di disciplina non linguistiche, qua competenza di un corso. Tanto vediamo una sola domanda, sarà a scuola chi fa il corso ovono. Certi professionali palesano un sistema inadattato e con basta mica. A scuola è un luogo di studio, a corso unia è un acquisto più sistemico in una società, viene a dire che assistiamo quantunque a un'erosione permanente di a lingua corsa in i garudi, in i luoghi sociali, ma a tempo assistiamo di noi da poi una quarantina d'anni a una crescita permanente di ciò che è dato di modo istituzionale. A un momento dato cioè che le istituzioni arrighessi una corsovunia più larga e per un momento non ci siamo mica. Il scopo dunque sarebbe di girarsi verso un sistema più qualitativo che quantitativo, in girare l'immersione in scuola moderna per attaccare la lingua e da avvine di ugule gli studenti lugudori di livello avanzato. E così si compie il giornale domani notizie presentati da Jean-André Marchiani. Passate una buona serata in Anta France 3 Corse via Stille.